Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti nel video della mia cabina armadio! Yeah! Finalmente ce l'ho fatta a farvi questo video, me l'avete chiesto in tantissime, quindi venite, entrate! Entrate. La cabina armadio non è molto grande, è decisamente piccola, però va bene così, ci accontentiamo. Io ho sempre sognato avere una cabina armadio per far stare tutte le cose ordinate, ma soprattutto perché quando c'è un po' di disordine chiudo la porta e addio, non vedo nulla, quindi un bel trucchetto. E quindi anche se è molto piccola mi piace tantissimo, l'ho fatta con tanto amore, spero tanto che possa piacervi. Una premessa, non ho cose tanto costose, non ho scarpe di quello Marc Jacobs oppure di Jimmy Choo, tutte quelle marche così. Sono semplicemente borse, scarpe normali, quindi spero che vi possa piacere questo video e mi raccomando lasciatemi tanti like se lo aspettavate. Iniziamo subito dal fantastico specchio che l'avevate visto già nel tour della mia stanza, camera da letto. Non so sinceramente se lasciarlo qua o tenerlo fuori, quindi magari datemi dei consigli. Comunque mi piace anche la cabina armadio, che così mi posso specchiare mentre mi vesto, mentre scelgo i vestiti. Qua c'ho questi mobili, i mobili li ho comprati tutti da Ikea, infatti questa è una cabina armadio low cost perché mi sono costati pochissimo, li ho presi da Ikea e li ho pagati veramente veramente poco. Se avessi fatti fare da un falegname avrei pagato di più. Allora, qua ci sono tutti i miei vestiti appesi, vedete, sono tutti praticamente vestitini, ho lasciato anche se poi dovrò fare il cambio per l'inverno, no? Però per ora ho ancora tutti i vestitini, questa salopette, questo qua è il nuovo che vi ho mostrato nel nuovo video acquisti, la maggior parte ve li mostro tutti nei miei video shopping e acquisti. Quindi sono tutti questi abitini, vestiti che a me piacciono tantissimo. Qua lascio le cose che sono, diciamo, i nuovi acquisti, che quindi ancora voglio indossare. Top, la maglietta, queste cose, il body che vi ho fatto vedere nel nuovo video acquisti, questi crop top che mi aveva regalato mia mamma, vi ho fatto vedere nel video ritorno dalle vacanze, il cappellino nuovo. Qua c'è una borsa piena di bijou e braccialettini che devo sistemare. Qua un po' di cose per deodorare, questo è un deodorante molto carino che ho comprato di recente, una bustina di Victoria's Secret che è troppo troppo carina, di quando sono andata a Londra. E qua sono molto belli questi cassetti col vetro che quindi si vede, ho messo tutte le mie magliette, vado veloce insomma perché ho messo tutte le mie magliette, i top, le cose. Qua invece ci sono le mie ossessione, cioè, ovvero, vi faccio vedere bene aperto, ossessione shorts di jeans. Io sono ossessionata dai pantaloncini di jeans, li adoro tantissimo, infatti ne ho tanti, sono il mio capo preferito d'estate che le indosso tantissimo, quindi ne ho veramente tanti. E qua sotto invece ho le magliette, insomma, per i mezzi tempi, quelle un pochino più leggere ma non troppo. Le mie Hogan, queste scarpe sono quelle che uso un po' di più, quindi ce l'ho fuori. Le mie Converse che mi piacciono tantissimo, le devo anche lavare. Poi qua c'ho la borsa che mi ha regalato mia sorella che mi piace tantissimo, questa, c'ho le cosine insomma che utilizzo di più. Qua c'è il settore borse, quindi ho alcune borse tipo questo qua di Michael Kors, Louis Joe, alcune pochettine, queste troppo troppo carine, ad esempio alcune mi avevano regalato delle ragazze che mi piacciono molto, questa borsa di Michael Kors che è quella che utilizzo di più in assoluto, questa pochette di Versace, insomma il giubbino di jeans, altre cose di jeans, giubbinetti eccetera. Qua in questi cassettoni sono dei cestelli, ho messo tutte le mie borse, quindi qua ce l'ho tutte accantonate, ne ho tantissime di borse. E qua anche ho la Louis Vuitton che uso tantissimo, ho tante borse insomma che sono un po' accantonate, però era l'unico modo, non le potevo mettere tutte proprio aperte, quindi le ho sistemate così. Niente, serve tantissimo, molto molto comoda, sempre l'ho presa lei che l'ho pagata 10 euro, è molto carina per metterci sopra le cose che magari non è il tempo di sistemare, ad esempio vedete il giubinetto di jeans, questa felpetta che è quella che vi ho mostrato nel lookbook Back to School, che mi piace tantissimo, la sto utilizzando tanto, questa con la scritta, appunto il crop top e gli shorts che avevo in quel video, questa che è carinissima, me l'ha portata mia mamma e l'ha comprata cioè con gli acquisti da
da Forever 21. E poi qua ci metto tutte le scarpe, quelle che utilizziamo di più io e Max. Quindi ci sono le mie scarpe, le Nike per la palestra, le Superga. Queste sono di Max, le Converse di Max, le mie Nike. Questi stivalettini che avevo sempre nel video look back to school che vi ho fatto nei scorsi video. Le adoro, le uso praticamente sempre. E quindi stanno un po' mischiate. Poi da questo lato invece ho tutte le cose, diciamo tipo le gonne, le ho appese su queste grucce che sono molto molto comode. Le ho comprate al supermercato, sono carinissime, vanno tutte le cose dentro e poi si chiudono, sono veramente veramente comode. E poi ho anche un po' di vestitini che poi dovrò mettere via, delle giacchette, questi qua di jeans. Poi qua ho lasciato queste scatole che mi piacciono tanto, di Louis Vuitton, di Tiffany, di Prada. Sono tutte vuote, però mi piacciono molto come fanno, insomma, scena, un po' di colore. Questo che è troppo carino perché le ho guardato. E poi un po' di pupazzi, io sono appassionata con i Twitty, quindi questi qua ad esempio, questi due, questo era uno di Max quando era piccolino, è vero? Di quando ti eri bimbo. Garfield me lo regalò a me e ci tengo tantissimo. E questo è uno dei primi Twitty che lui me l'ha regalato, prima o poi ve li farò vedere, una collezione tipo di 20-30 Twitty. E questo è uno dei primi, quindi ci tengo ad averlo qua, le altre l'ho alla casa vecchia. Poi qua ho tutti i costumi che dovrò comunque mettere via, ahimè, dovrò mettere via. E poi qua, è meglio non guardare, ci sono calzini in disordine totale. Qua ci sono un po' asciugamani, un po' di magliette così per la casa, per la palestra. E qua ci sono un po' di cinte e cose del genere. Poi qua c'è questa qua che è tipo una scarpiera. Là dietro non ci fate caso, ci sono le scarpe che usa Max per il lavoro, un po' di casini. Qua ci sono tutte le nostre scarpe, alcune ancora nelle scatole, altre un po' così, insomma, sparse. Poi dovrò fare anche qua il cambio. Ad esempio qua giù ci sono quelle un po' più invernali, queste qua, gli stivaletti, questi qua della... queste sono di... prima donna, poi queste qua che mi piacciono tantissimo, queste sono bucherellate quindi le posso utilizzare ancora, insomma tutte le scarpe. E poi cosa utilissima ragazze, scatole lì sopra e scatole di là, fai vedere, queste qua le ho prese da Ikea, queste bianche, sono comodissime per metterci le cose invernali, quindi mettete le cose dentro e via, potete conservare le cose, quindi sempre, non stare sempre a fare il cambio cambio stagione. E sopra quelle buste sono decorative, mi piacciono tanto, di regali, ho messo là sopra appunto un po' come ricordo, un po' per rendere un po' il tutto più carino e movimentato. E questa è la mia cabina armadio, non sono tutti vestiti perché fuori, come sapete, da quando vi ho fatto il tour della mia stanza, se l'avete visto, vi ho fatto vedere che c'ho anche un bel armadio in camera da letto e là c'ho altri vestiti, quindi... Ma pure perché ci sono anche i miei, e poi qua ci sono... non ho avuto accesso io a questa esatto. cabina armadio. A parte per le scarpe, qua le cose di Max non ci sono, e infatti lui c'ha l'armadio, ce l'ha fuori, quindi lascia tutte le sue cose. E io spero che questo video vi sia piaciuto, non è niente di che, però è fatta con tanta passione, anche mia mamma mi ha aiutato tantissimo a sistemarla, sono tanto tanto felice veramente di averla finalmente la cabina armadio. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, anche per Max che ha fatto il mio camera oggi con tanta pena, è tornato dal lavoro e mi ha aiutato a fare questo video. Io vi mando un bacio grandissimo, ciao. Lei mentre facciamo il video sta sul letto, amore, ci guarda, vero amorina? Buonanotte, ciao, mettete tanti like. And everybody's watching her, but she's looking at me.